Con Leo Lobianco, dunque, quando ti hanno annunciato il numero, tutti hanno capito che eri tu, diciamo che la voce c'era già. È stata una trattativa come? Complicata, veloce? Come sei arrivata a Casalmaggiore? Ma è stato, mi sono presa un periodo di riflessione perché volevo valutare tutto e alla fine comunque Casalmaggiore mi ha conquistato per gli obiettivi che ha e per come vuole costruire questa squadra, quindi direi comunque una scelta ponderata, però tranquilla e sicura. Ecco, quando la tua compagna di nazionale, insomma anche di carriera, possiamo dire Francesca Piccinini, è arrivata a Casalmaggiore, ha detto mi rimetto in gioco in Europa, vorrei vincere in Europa, e ha vinto subito la Champions League. Ora anche tu ti rimetti in gioco di fatto in Europa, la Coppa Cheve comunque ha una sua valenza, una sua importanza, è chiaro che l'obiettivo comunque è provare subito a vincere qualcosa. Beh, senz'altro, sono venuta qui per questo, nel senso che non mi piace giocare stagioni in cui non si prova a vincere niente, ma al di là del fatto che tutti provano a vincere, però ci vogliono anche tutte le condizioni, quindi credo che la partenza sia assolutamente quella per centrare gli obiettivi, uno di questi è anche la Coppa Cheve. Hai sottolineato anche il ruolo di coach Abbondanza, insomma è stato presentato praticamente settimana scorsa, che ha avuto un'importanza anche direi nella tua scelta, è stato un fattore nella tua scelta, possiamo dire. Beh sì, io mi sono trovata molto bene con Marcello e quindi sono contenta che sia lui alla guida di questa squadra, perché è un allenatore che lavora molto bene dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche una persona con cui si può dialogare su qualsiasi cosa e quindi c'è una buona comunicazione, per me questo è fondamentale. L'ultimo passaggio te lo faccio sul campionato, ogni anno si dice la Serie A1 aumenta di livello, in effetti dopo una flessione, se vogliamo, magari 5-6 anni fa, adesso le squadre anche stanno investendo, stiamo vedendo un mercato comunque con grandi colpi, non ultimo ovviamente lo bianco, che campionato ci possiamo aspettare, anche se ovviamente è presto, la stessa Pomì non sappiamo che veste avrà, diciamo, a parte sapere chi sarà il palleggiatore. Sì, è ancora molto presto, però sono certa che sarà un campionato di altissimo livello. In questi ultimi anni, secondo me, è cresciuto tanto il livello del campionato italiano rispetto, appunto, come hai detto tu, qualche anno fa, quando ero in Turchia. Quindi sono certa che sia la Pomì sia tante altre squadre saranno veramente competitive. Benvenuta a Casalmaggiore. Grazie.